diciamo, l'ente che ha creato l'IFRI con l'FIAC, per intenderci. Questo perché lo faccio perché credo che questo tipo di impegno sia essenziale per portare un'implementazione, diciamo, forte del BIM a livello, diciamo, capillare. E questo può avvenire non solamente attraverso il proprio lavoro, la validità del proprio lavoro, ma anche attraverso una valenza istituzionale. Di quello andremo a parlare fra un po'. Allora, io ho fatto un intervento che doveva durare solamente 20 minuti, perché doveva esserci quell'altro intervento successivo, che però, a quanto pare, non c'è. Quindi, però, io, dato il tempo limitato, mi era stato chiesto di parlare dei formati o delle certificazioni. Io ho pensato di fare un approccio, di portare un approccio un po' filosofico o prenderla molto in ambito molto alla larga, facendo un discorso sui linguaggi del BIM. Cioè, il BIM cos'è? Il BIM è un metodo, è un processo. Un processo è un linguaggio, quindi un linguaggio ha una grammatica, una sintassi, e se io parlo in un dialetto dell'Alto Cantone di Zugo e voi parlate invece non so, in albanese, è altamente difficile che si possa comprendere. Viceversa, se parliamo, non so, uno parla ticinese, l'altro parla comasco o pavese, ci si capisce già un po' di più, per intenderci. Questa premessa, volevo farvi vedere, sarà un approccio abbastanza filosofico, anche per un motivo. Mi rendo conto che molte persone, magari poi voi non siete tra quelli, ho sbagliato target, però molte persone vogliono sapere del BIM, però non colgono la visione, diciamo, globale del BIM e cercando di vedere il BIM come una cosa da imparare. In realtà il BIM è quasi una filosofia di approccio al progetto, un'estensione del project management. Quindi procediamo, bene, i linguaggi del BIM, norme, formati, la grammatica del metodo BIM, come appunto descritto. Allora, io l'ho diviso in tre parti. Uno, perché esiste il BIM? Questa è una domanda, diciamo, quasi filosofica, profonda, diciamo, che comunque che va molto alla larga, però è utile per capire quale sia l'utilità effettiva del BIM, anche per persone che magari non sanno cosa sia. Due, a cosa servono le certificazioni e gli standard, cioè i formati e quant'altro? E tre, a cosa porterà il BIM? Cioè, quali sono gli sviluppi futuri del BIM a medio termine, anche a breve termine, oppure quali sono gli scenari che stanno già sviluppandosi in chiave magari ancora pionieristica, però già attuabile. Andrò a presentarvi alcune metodologie operative, alcuni sistemi, alcuni modi di gestire i dati che sono, di fatto, potreste fare anche voi a casa vostra se aveste la pazienza di farli, cioè richiedono solamente dei software, cioè oltre ai vostri software che usate di BIM o quant'altro, comunque è un know-how abbastanza basico di database. Per cui, poi io non sono certo un esperto di database, premetto questo, quindi non andate a chiedermi le cose stratosferiche, io vi sto dando degli input e poi ne parleremo più che altro insieme, premesso che poi sono cose ancora allo stato iniziale. La prima slide, adesso andiamo avanti. Ecco qua. Allora, perché esiste il BIM? Quindi, quattro punti: breve storia della lotta contro il caos da Babele a Vitruvio. L'uomo e la macchina, cioè, allora, perché cos'è il BIM? Il BIM è sempre esistito, il BIM si è sempre disegnato, si sono sempre sviluppati dei metodi per semplificare il progetto, ovvero, come diceva Richard Rogers, l'arte di costruire gli spazi più interessanti nei tempi più brevi e ai costi più bassi. Quindi questo si è sempre fatto dalle piramidi egiziane. C'è sempre stata una lotta fra l'ordine dato da un metodo, da una regola, da un sistema, e il caos, cioè il caos che tutti noi conosciamo nei cantieri, nei piani di sviluppo di progetti e quant'altro. Poi c'è il punto dell'uomo e la macchina, c'è la risposta al razionalismo. Con l'industrializzazione c'è una prima risposta a questa confusione che poi genera l'architettura moderna, che non è solamente un aspetto estetico, è un metodo di approccio al costruire e all'abitare. Questa cosa però viene, diciamo, questo progetto viene un po' bloccato sia dalle guerre mondiali che anche dalla crescita della complessità del costruire. Perché se voi guardate gli esecutivi fatti da, non so, da Attilio Terragni nel 1940 e guardate gli esecutivi fatti adesso, quelli di Attilio Terragni, adesso non li accetterebbe neanche il comune più sfortunato in montagna come piano di notifica, diciamo, cioè non l'accetterebbe neanche come progetto preliminare, perché sono progetti talmente fatti in maniera, diciamo, rappresentativa. Lui disegnava due linee, diceva qua c'è una finestra, poi c'era l'omino che arrivava con le finestre, che ha fatto finestra da quando aveva 15 anni, che sapeva montare la finestra. Adesso invece abbiamo una standardizzazione, un controllo della qualità
un aspetto anche legale, giuridico molto più ampio. Quindi, se voi montate la finestra fatta dall'omino, probabilmente l'assicurazione poi non vi paga la perdita dell'acqua che capiterà dalla finestra. Poi, quindi, qui c'è una perdita di controllo. Questa perdita di controllo poi si esprimerà, vedremo, nell'architettura attuale, nell'architettura negli anni 90, o dei primi del 2000. Arriviamo alla soluzione del BIM, è progettare il progetto, cioè sviluppare dei metodi che gestiscano il metodo stesso. Quindi, diciamo, è una progettazione di secondo livello, chiamiamola, la seconda potenza. Allora, breve storia, dai primi edifici alle prime regole. Io sono partito proprio da Göbekli Tepe, che è questo edificio che non so se lo conoscete, è l'edificio più antico del mondo, è dell'8500 a.C. Sono dei templi megalitici in Turchia, che rappresentano la cosa, che si pongono il problema di come creare uno spazio, attraverso che cosa? Con la tecnologia dei materiali, che all'epoca, per l'epoca era molto raffinata, sono dei dettagli molto interessanti di giunto fra questi plinti di base e queste colonne, e con la geometria, c'è già un approccio geometrico, probabilmente c'è un aspetto anche del calendario e quant'altro che non di notarci. Questo approccio, diciamo, che poi si sfocia nelle piramidi, nei tempi babilonesi, arriva direi come livello più avanzato il Tempio di Luxor, l'architettura egiziana, diciamo, monumentale. C'è uno spazio organizzato, molto complesso, con una tecnologia avanzata, decisamente una tecnologia di costruzione che era il massimo dell'epoca, e con un metodo che spiega cosa fare, perché io partirò da questo cortile, creerò un altro cortile, c'è una successione di spazi con una certa regola dimensionale, quindi ci sono già degli albori di pianificazione. Cioè, diciamo, se io sono l'architetto egiziano, costruire un tempio o un palazzo o quello che volete voi, non è che lo vado a costruire a cavolo, ho un'idea di come costruirlo, esattamente come anche l'architetto del paesino più sperduto, delle montagne, del cantone, dell'Alto Grigionese, sa comunque come presentare una pratica in comune. Arriviamo col mito della Torre di Babele, che è un mito ovviamente, però è il limite del metodo, cioè i rischi sono la tecnologia inadeguata e la mancanza di comunicazione. Per questo ho citato la Torre di Babele, perché la Torre di Babele fondamentalmente crolla per l'incapacità fra gli operai di comunicare fra di loro. E questo lo trovo molto simbolico, perché è un problema che ci troviamo tuttora noi di fronte nei cantieri, tutti i giorni, quando facciamo una riunione ai cantiere, quando parliamo con la committenza o quando curiamo un progetto per conto di una committenza e quando facciamo una gara di appalto con un general contractor, ci troviamo davanti a che cosa? A dire io voglio A e l'altro capisce A, va bene, ti do B che è quasi lo stesso, e poi magari mi dà C. E viene fuori una cosa completamente diversa e l'investitore finale pensa che è di avere D. Quindi arriviamo alla risposta di Vitruvio, che è il trattato. Il trattato è un ambito, diciamo, è un manuale che è più di un manuale, è un linguaggio che codifica e stabilisce quali tecnologie, quali geometrie sono plausibili. Diciamo, è una matrice fra se io voglio fare un tempio dorico, devo usare un certo tipo di colonna, certe proporzioni e certi materiali per farlo. Non posso fare la colonna di legno, la traviazione in marmo, mi crolla. Posso al limite fare la traviazione in legno. Quindi mi dà delle regole anche abbastanza costruttive e funzionali. Andiamo avanti, vabbè, questo discorso di Vitruvio, poi adesso molto semplificato, però arriviamo all'industrializzazione. Io ho preso come New York Produce Exchange Building, che è del 1884, che è uno dei primissimi edifici fatti in acciaio. Questo edificio che è stato demolito negli anni 70, una cosa abbastanza criminale, però esternamente è un edificio classico, neoclassico. Però se vedete la facciata è un rivestimento, dentro è una cosa completamente nuova in acciaio. Quindi vengono usate nuove tecnologie che sviluppano nuovi modi di progettare che di fatto creano una nuova architettura, perché se togliete questi rivestimenti, questo spazio interno è moderno quanto può essere un ipermercato di oggigiorno. Però non è ancora, diciamo, consapevole questa cosa, quindi gli architetti vivono in questa specie di, o gli ingegneri vivono in questa specie di schizofrenia fra quello che deve essere rappresentato e quello che c'è dietro. Sant'Elia va più avanti e lui pensa a nuovi modi di abitare, ne prende atto, implementa le tecnologie e adatta il metodo alle nuove sfide. Se notate, è un'architettura ancora classica per certi versi, però che già enfatizza la potenzialità della tecnologia, la potenzialità dei metodi di costruire che sono venuti ad essere disponibili. Andiamo alle Corbusier nel 1920, c'è la machine à vitesse. Cos'è? E la macchina diventa un progetto. Cioè la macchina diventa il progetto, la tecnologia viene ottimizzata e il modulo viene ottimizzato, quindi si crea uno spazio idealizzato per abitare. E poi arriviamo, per finire questa parte razionalista, che da Kukkel, la città, era un termine inventato, espresso da
Ernesto Nathan Rogers, che è della di italiano, milanese, che dal cucchiaio alla città, cioè lo stesso metodo che si può usare per progettare un cucchiaio, è lo stesso metodo per una città. Che secondo me, pensate, è un concetto molto BIM, perché se io uso un programma come Revit, come Archicad, come quello che vuole, Nemetschek, o che volete voi, e lo sapete usare bene, voi userete lo stesso approccio razionale, metodologico, per progettare una cosa piccola come una cosa grande, non cambia molto la scala. Se dovete progettare magari un aeroplano, non usate questo software, perché implica dei parametri diversi, delle procedure diverse. Arriviamo al 36 di Neufert, il manuale del Neufert che tutti noi conosciamo, che permette di progettare qualunque cosa con standard tecnologici e standard di progetto. Neufert, se chi non lo conoscesse, è un manuale tedesco della fine degli anni 30, che è usato tuttora nella trentesima edizione, quarantesima edizione, dove dà gli standard di abitativi, perché è usato ancora, perché il corpo umano è lo stesso, non è cambiato in 50 anni o 70 anni. Quindi un tavolo avrà sempre le stesse misure di come era un tavolo degli anni 30. È curioso, anche preoccupante, la data 36, cioè Neufert ha pubblicato questo testo nel Terzo Reich. Questo nessuno se l'è mai posto questa problematica, però cioè non sto criticando il Neufert come manuale ottimo, però sto vedendo come un aspetto totalitarista poi si è appropriato di un aspetto, diciamo, metodologico. Per cui è un aspetto interessante come cioè la regola, il metodo, diciamo, che possiamo applicare nel BIM, come si è visto anche da molti imprenditori, come una violazione della propria libertà. Io non so quanti architetti ho conosciuto, me li avrete conosciuti anche voi, specie certi dell'Accademia, che vengono a dirmi: ah, ma io non faccio il BIM perché io amo la progettazione. È vero, però la progettazione non è un inscatolare, il BIM non è un inscatolare la tua creatività, è dare uno strumento alla tua creatività. Andiamo avanti, ecco qui arriviamo alla crescita della complessità, alla perdita di controllo, cioè la tecnologia comincia a crescere e migliorare. Nel 50 c'è il neobrutalismo che sintetizza il metodo, enfatizza la tecnologia, razionalizza al massimo gli spazi, cioè tutti i vari condomini che voi vedete anni 50, 60, quelli, diciamo, i classici condomini brutti che tutti detestano. Però all'epoca era una logica funzionale, c'erano degli spazi che erano pensati per essere utilizzare la tecnologia per quanto era possibile, quindi dal momento che non era possibile raggiungere un canone estetico o delle valenze, diciamo, ulteriori, loro sono arrivati a dire: va bene, ci limitiamo a fare il possibile. Quando questa cosa arriva a un punto, si arriva al postmoderno, che è un accettare la complessità, enfatizzare il valore simbolico e giocare con la frammentazione, cioè enfatizziamo il simbolo. C'è la complessità, d'accordo, noi diciamo: tanto sappiamo benissimo che la tecnologia non possiamo dominarla. Facciamo quello che facciamo, facciamo delle cose belle, e se questi nani del centro Walt Disney sono di polistirolo, come probabilmente lo sono, non è un problema, tanto non portano su nulla, solamente una decorazione. Poi arriviamo come re ulteriore reazione all'architettura sperimentale degli anni 90, sempre come reazione alla complessità, il progetto come macchina, cioè non la macchina come progetto, che era l'illusione, il progetto come una macchina, cioè il progetto diventa una macchina che tende a gestire la complessità e relazionarsi ad essa, gioca con i materiali e propone nuovi spazi. Finché arriviamo adesso 2020, però potrebbe essere anche degli ultimi 20 anni, questo fenomeno degli archistar, si parla solo di involucro. Perché? Perché ormai, come tutti noi sappiamo, un investimento immobiliare non è più stabilito dalla creatività dell'architetto, ma neanche anche, non so, lo stesso Fuchs, quando fa una cosa, gli dicono quanto deve spendere più o meno e gli danno una certa tolleranza in quanto è Fuchs. A un progettista normale, questo non viene dato, viene li rigorosamente limitato entro certi parametri. Quindi l'architettura si limita al fenomeno Archistar. Compratevi, non so, Domus o qualunque rivista di architettura, vedrete dei bellissimi progetti che però non differiscono da quello che potrei fare io come architetto o uno di voi come architetto, se non dallo skin esterno, cioè è uno skin ed è un discorso di materiali, di titanio anodizzato e non so che altro. Però se invece uso il titanio anodizzato, metto dell'alluminio, un progetto di Fuchs non cambia molto dal mio. Questo è un ragionamento diciamo, quindi è un'accettazione, una rinuncia ad affrontare la complessità. Ora, perché ho fatto questa grande premessa? Perché il BIM di fatto è un metodo per superare questa difficoltà della complessità. Cioè, il BIM è progettare il progetto, ho usato questo termine, questo slogan, diciamo, cioè creiamo dei processi di secondo livello, cioè noi non operiamo più sul progetto, perché quello ci sono le persone che operano, ma noi creiamo l'interfaccia su cui il progetto può essere sviluppato. È un po' come, ecco, potrei dire, noi siamo come dei
dei teorici di musica che scrivono le teorie della composizione, che poi verranno utilizzati dai musicisti per comporre della musica. Ora, se un musicista dice di usare le tre prime tre note in una scala diesis e l'altra un'altra scala cromatica, verrà fuori una musica brutta, perché potrà dire: ah, ma io sono un creativo, d'accordo, però è una musica che esce da certi canoni. Adesso non sto entrando nell'ambito musicale, però volevo dare un'idea. E quindi entriamo alla norma ISO 19650, che poi è anche la base della norma svizzera, e parla di un utilizzo di una, il BIM è l'utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un cespite immobiliare per facilitare i processi di progettazione, costruzione e di esercizio, in modo da creare una base decisionale affidabile. Qui dentro ci sono alcune parole che rappresentano tutto. Rappresentazione digitale. Quindi è una virtualizzazione, non è più una rappresentazione, diciamo, astratta. Un disegno in scala 1,50, se io lo ingrandivo con la lente di ingrandimento, non mi dava più quella qualità che dava un disegno digitale. Un modello BIM, questo me lo dà già un disegno in CAD. Se però faccio un disegno in AutoCAD, lo ingrandisco, se c'è un dettaglio della finestra, vedrò quel dettaglio della finestra. In BIM abbiamo una cosa in più, perché colleghiamo questo modello le informazioni, tutte le informazioni del progetto viene collegate. Ecco, poi si parla di cespite immobiliare. Questa è una cosa molto interessante, perché questo è a livello internazionale, anche la norma è stata recepita poi in tutto. Questa norma ISO, la vedremo dopo, è una norma internazionale che poi viene recepita da ogni paese con la propria norma locale. Quindi c'è quella italiana, c'è quella svizzera, che è stata appunto introdotta nel 2016, comunque si è stata cominciata a essere studiata nel 2016-17. E niente, queste norme però hanno un aspetto interessante rispetto a quelle precedenti. Parlano del cespite immobiliare, ovvero dell'asset real estate, come di un oggetto che ha una vita che non si ferma al momento in cui noi consegniamo l'immobile al proprietario, ma va avanti per tutta la vita fino al ciclo di smaltimento, per cui una gestione di economia circolare, perché idealmente noi potremmo già prevedere adesso fra 50 anni un piano di smaltimento, o quantomeno una logistica di smaltimento dei materiali, per cui magari fra 50 anni sarà metodi di smaltimento diversi, però io so già che avrò tot tonnellate di inerti, tot tonnellate di acciaio e tot di altre cose. Facilitare i processi di progettazione e esercizio, questo è quello che dicevo, in modo da creare una base decisionale affidabile. Cioè il BIM cosa crea? Una base decisionale, cioè crea un ambiente per cui io investitore posso dire: va bene, preferisco la soluzione A alla soluzione B, io architetto posso tranquillamente sviluppare una soluzione senza poi rendermi conto dopo di aver sbagliato la SUL, o di aver visto che l'indice, diciamo, di superficie non è stato rispettato, cose di questo tipo, come spesso capita. Quindi qua sotto c'è un'immagine di un modello, diciamo, mezzo standard, però c'è condivisione, revisione, decisione, una serie di processi interrelati tra loro. Andiamo avanti, quindi cosa servono le certificazioni e gli standard? A questo punto abbiamo visto che per fare un processo servono due cose: servono degli standard, cioè delle norme che le rappresentano, e delle certificazioni, quantomeno delle asseverazioni dall'alto, dallo Stato, da enti normativi che possono essere la SIA o quello che volete voi, o l'OTIA o altro, che dicano: il BIM si fa così e così e così. Perché? Perché se ognuno dice di fare BIM in maniera diversa, poi rischiamo quantomeno una conflittualità ogni volta dover affrontare un progetto in una maniera diversa. Ora, non vuol dire fare un modello di progetto e tenere quello come uno schema di progetto, questo schema viene mantenuto ad libitum per tutti i progetti che seguiamo, semplicemente è un approccio mentale, quello che dicevo di Vitruvio, però tradotto in digitale, cioè il BIM è l'arte di poter progettare qualunque cosa seguendo un iter, diciamo, prestabilito, che può arricchirsi di alcuni elementi, oppure può averne alcuni che non sono importanti, dipendendo dal progetto, dipendendo dalla tipologia di cliente, dalla tipologia di asset e altro. Poi c'è il riconoscimento giuridico-amministrativo, perché vedremo che se non c'è da parte dello Stato una volontà di implementazione del BIM, che può tradursi in leggi, può tradursi semplicemente in indicazioni o comunque in un vantaggio per cui l'imprenditore, il costruttore sia interessato, stimolato a utilizzare il BIM non andrà mai avanti. Perché non basta dire che funziona bene, perché lo dico io, però sapete tutti voi che imparare a usare anche solamente un software BIM richiede una curva di apprendimento comunque complessa, per cui
i risultati per arrivare a lo studio che serve o l'impegno che serve per arrivare a un livello di produttività decente è abbastanza intenso. Quindi l'imprenditore normale, lo studio di architettura normale, vanno avanti beati come hanno sempre fatto, perderanno il 20% in imprevisti del cantiere, però va bene, succede. Quindi necessità di una certificazione, anche questo è importante. Se non ci sono dei processi di certificazioni, comunque di albo o comunque di registro, di associazioni professionali, anche no, seppure non vincolanti, questo cosa vuol dire? Che chiunque può dire che lavora in BIM. A me è capitato un conoscente architetto, mi ha detto: ah, quanto costa un corso di Revit? Io ho detto: ma guarda, spenderai sui 1.000 euro, non so, sui più o meno sparerai in Italia. Ah, ma ne ho trovato uno a 40 euro. Dove? Come si chiama il sito, quello delle promozioni per i parrucchieri e quelle cose là? Groupon. Su Groupon. Dico, va bene, però se un corso è su Groupon, magari fatto anche bene, però non puoi dire sono certificato da Groupon. Poi magari fai un corso fatto bene, viceversa vado a un ente formatore che mi fa un corso pro forma, spendo anche un pacco di soldi, non ho la qualità, però questo è un altro aspetto che potrebbe essere approfondito ulteriormente. Quindi l'obiettivo di tutto questo ragionamento è una grammatica condivisa per comunicare. Se non c'è una grammatica condivisa è impossibile comunicare. Io scrivo in italiano usando certe regole grammaticali, quando scrivo in inglese o in tedesco scrivo con altre regole grammaticali, se usassi la costruzione tedesca in italiano sarebbe un casino. E altrettanto sarebbe ridicolo se usassi quella inglese in italiano. Procediamo quindi, ecco, vediamo le norme, un linguaggio comune per stabilire il percorso. Un percorso serve per identificare soluzioni per i problemi ricorrenti nel settore AEC, cioè inefficienza, frammentazione, scarsa coordinazione, uso sbagliato delle risorse di budget, mancanza di comprensione e riluttanza di cambiamento. Non è solo una cosa perché è bello, il settore AEC contribuisce molto al PIL, sappiamo che il settore costruzione ha una valenza di volano in tutte le economie, quindi se il settore costruzioni migliorasse vorrebbe dire che avrebbe una crescita interna, quindi un indotto, quindi un miglioramento generale dell'economia, oltre che un miglioramento abitativo della qualità abitativa delle residenze e quant'altro. Cioè, se tradotto in italiano, se io vado a dire, utilizzando il BIM, ho la certezza di spendere uno per avere una casa che altrimenti dovrei pagare uno e mezzo, perché quel mezzo in più non è una perdita di valore, è semplicemente un'ottimizzazione dei costi. Quindi io qui ho messo come esempio la normativa UK, questo qui è il processo, diciamo, di BIM stabilito dalla BSPAS 1192, che è la norma base britannica, che poi di fatto è la base di tutte le norme BIM. Fa vedere il processo, gli iter di processo, adesso non entriamo nel dettaglio, relativi anche alle fasi, che poi sono uguali alle fasi della SIA 112 per architetti e ingegneri, le fasi di strategica, preparazione di concetto, progetto preliminare, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Per queste fasi qua si legano ad alcune fasi BIM, quindi un processo BIM strutturato secondo la norma andrà a connettere le due cose, per cui io architetto, io banca che deve dare il credito di costruzione o altro, so che se sono alla fase 3 avrò un certo saldo, un certo avanzamento dei lavori, un certo avanzamento dei costi. Se sono in fase di costruzione, ancora più avrò un discorso di gestione, una chiarezza nella gestione dei costi, una trasparenza, diciamo. Ecco, forse il BIM, la cosa che porta fortemente è la trasparenza. Poi andiamo avanti. Ecco, l'adozione ufficiale da parte della Confederazione. Io direi che è una condizione essenziale per la diffusione del BIM nel settore AEC, come dicevo, perché se non c'è un'adozione ufficiale che può anche poi esternarsi in una norma SIA, come di fatto è, questo non succede. Un'adozione ufficiale crea una modalità di interazione con un sistema di norme e rende il necessario il BIM nelle gare di appalto pubbliche e private, come succede bene o male in tutti i paesi. Allora, in linea di massima, la modalità di implementazione del BIM in maniera pesante in un paese viene dato quando gli enti pubblici, che possono essere anche gli enti comunali o aeroportuali o infrastrutturali, decidono di fare gare di appalto chiedendo come requisito per la partecipazione il BIM. A questo punto cosa succede? Che gli studi di progettazione vanno in panico e cominciano a imparare il BIM. E le imprese generali, ma anche i fondi di investimento, sanno benissimo che gli conviene studiare il BIM, applicare il BIM su qualche progetto pilota precedente, per cui il momento in cui arriverà una gara di appalto che a loro interesserà, saranno in grado di avere un curriculum di pregresso e quindi poter anche vincere e partecipare.
Se non c'è questo, diventa un po' difficile. In tutti i paesi è stato fatto questo, oppure anche nei paesi dove non è stato implementato il BIM ha avuto una funzione di volano perché è stato richiesto come funzione pilota, come progetti pilota da parte di enti. Negli Stati Uniti, che è stato il primo paese a implementare il BIM, ci sono stati progetti fatti dall'interportuario di New York, di enti aeroportuali, di altri, non so, il genio civile, il genio militare americano, che hanno contribuito non indifferentemente a sviluppare il concept del BIM, perché hanno chiesto, fatto delle gare di appalto, diciamo, noi lo facciamo così, se volete partecipare dovete adeguarvi a queste norme, se non siete in grado di farlo, va bene, quella è la porta. Quindi questo sistema genera diffusione a catena a tutti i livelli del settore. Ecco, qui vediamo brevemente gli stati dove è adottato e dove è in fase di adozione. Cioè, la Svizzera è in fase di adozione, anche se comunque se ne parla tanto, perché non è ancora ufficializzato al 100%, cioè è una fase un po' ibrida, il che non vuol dire che magari ci sono paesi che sono nominalmente usano il BIM, però di fatto sono più indietro, molto più indietro della Svizzera. Andiamo avanti, ecco. Il riconoscimento giuridico amministrativo, cosa comporta l'adozione? Cioè, quindi ci si crea un circolo virtuoso per cui dalla normativa, la normativa crea linee guida e protocolli condivisi. Gli enti governativi definiscono una strategia unitaria che va a ricadere sugli investitori che stimano all'uso il mercato regionale, perché se io, non so, Credit Suisse, come per dire, faccio una gara di appalto e dico che la gara di appalto viene fatta in BIM, oppure il progettista che lavora per me deve fare un progetto secondo certi standard di BIM, allora il mercato regionale di colpo si attiva, mette la potenza, diciamo, mette la marcia alta per andare in BIM. Quindi questo ricade poi sull'industria con un miglioramento della qualità dell'efficienza, perché il BIM non è solamente una bella cosa, è una cosa che fa risparmiare soldi. Questa è la cosa forse più importante da dire. Questo processo poi ritorna indietro alla normativa, perché dopo una serie di processi si avrà una revisione della normativa. Cioè, la normativa, diciamo, il primo paese ad aver introdotto il BIM sono gli Stati Uniti, e se andate a leggere le normative inglesi, non so, americane, perdon, quelle della Pennsylvania University o altre cose, appunto, del porto di Boston, mi pare, così sono norme che a volte sono un po' vecchie, perché sono ormai vecchie di 10 anni. Adesso, paradossalmente, non so, la normativa italiana, che è una delle ultime a essere venute fuori, ha usufruito di tutti questi vari aspetti normativi di altri paesi, la porta davanti. La norma sia ancora più avanzata perché appunto ha recepito l'esperienza di anni altro, di altri. Questo è un piccolo schema di crescita e miglioramento, non si vede il valore, per cui è un po' idiota messo così, però vi dà l'idea di come stia crescendo il mercato. Quindi non è una, ecco, il BIM non è una moda, ma è come dire. Mi ricordo quando è uscita internet, c'erano quelli che dicevano: quando finirà questa moda di internet? Internet non è una moda, è come l'elettricità. Il BIM sarà come usare il cemento armato nelle costruzioni. Probabilmente fra 40 anni useremo ancora il BIM in versioni molto più diverse di adesso, però useremo ancora il BIM. Andiamo avanti, ecco, se prendessi la certificazione. Un processo di accelerazione crea un minimo comune denominatore, garantisce un impianto procedurale su cui lavorare e produrre. Adesso, qui ho fatto un confronto tra sistema normativo UK, che sono queste tutte le varie norme che lo compongono, dove sono norme generiche sulla denominazione dei file, fino a norme sui database, norme sulla gestione della sicurezza e degli aspetti sanitari. Tra l'altro, il BIM in questo momento, con il Covid, ha un potenziale molto alto, perché il BIM permette proprio di studiare la distribuzione o la gestione anche di edifici esistenti con progetti o con sistemi che garantiscano una migliore qualità sanitaria rispetto alla distribuzione attuale. Qui c'è un confronto fra appunto gli schemi della la norma, il piano di produzione RIVA che fa appunto fa i diversi livelli di dettaglio, con i diversi livelli di dettaglio BIM, e qua sotto le varie norme britanniche. Ecco, andiamo a vedere l'aspetto nostro. Cosa succede in Svizzera? Nel 2015 viene fondato il comitato tecnico CEN-TC 442. Che cos'è? È un comitato tecnico che prende atto delle norme di quanto è avvenuto in altri paesi e comincia a capire come implementare il BIM in Svizzera. Integra le norme ISO esistenti, però integra anche le normative svizzere, quindi va a vedere le normative SIA, cominciano ad analizzare la terminologia e la semantica dei dati, perché come tutti sapete, una norma SIA è composta in una maniera ben precisa,
che magari è abbastanza diversa da una norma anglosassone o svedese. Quindi sarebbe poco funzionale prendere una norma di altri paesi e implementarla tout court. Ecco, nel 2016 viene emessa la SIA 2051 che standardizza il processo BIM nel settore svizzero, garantisce uno standard dei termini di processi, non modifica la normativa esistente e integra il modello FSI con gli standard svizzeri. Queste sono cose molto importanti perché la norma svizzera interviene in un paese dove c'è un impianto normativo molto sviluppato e molto funzionale. Se noi prendiamo un impianto normativo unitaliano, a meno che voi siate produttori di ascensori o produttori di corrimano, non vi capiterà mai di confrontarvi o quasi mai di confrontarvi con una norma uni, a meno che siate dei general contractor o dei manager a livello molto alto, a livello gestionale. Viceversa, chiunque abbia lavorato in Svizzera, anche su commesse molto piccole, sa benissimo che qualunque cosa ha una normativa che esplicita in maniera chiara, evidente e funzionale e anche logica cosa fare in un determinato contesto. Questo è molto importante perché io trovo, avendo lavorato sia in Italia che in Svizzera, trovo che in Svizzera il sistema SIA, in particolare la SIA 118 e tutte le varie normative SIA relative alla qualità, alla certificazione di qualità di materiali e produzioni, processi produttivi, siano essenziali. Perché? Perché se io faccio un edificio e faccio il cemento armato secondo la normativa SIA sulla qualità dei cementi armati, non ci potrà mai essere un contenzioso perché io garantisco che ho seguito una norma. La norma è seguita, se c'è un problema, almeno quantomeno io che ho fatto i cementi armati, non è affar mio, sarà un problema di qualcun altro che sarà è un'individuazione, diciamo, con una riduzione della propria responsabilità, del proprio rischio personale, diciamo, di impresa. Andiamo avanti, quindi nel 2018 è importantissima, viene messa la SIA 1001/11. Che garantisce la gestione di lunari BIM e conferma le prestazioni della SIA 102-113 e le implementa, cioè crea un ambito, spiega, come tutti voi conoscerete la SIA 102 in poi, questa norma spiega praticamente come sia quantificabile un processo BIM, quali siano contrattualmente e quali siano gli obblighi che io, BIM specialist o BIM manager, devo garantire al committente. E quali siano invece le cose, gli argomenti, le informazioni che il committente deve darmi perché io possa gestire questo processo BIM. Quindi ecco, si parla di, ecco, la cosa interessante di questa norma è l'implementazione del BIM sia subordinata a precise competenze. Il fatto che in una norma legata ai contratti si esca la parola precise competenze è molto importante perché dà un ambito già. Implementa un quadro normativo più specifico di certificazione di chi fa BIM, perché io posso dire che so fare BIM, però devo saperlo anche fare, non basta che dica che ho fatto dei corsi, devo avere una conoscenza del mercato, devo avere una conoscenza di come funziona, devo avere una conoscenza delle metodologie e quant'altro. Ecco, le ultime due cose interessanti sono nel 2021, però penso che salterà perché visto il Covid e tutto, però queste erano delle informazioni vecchie che non ho verificato, devo essere onesto, cioè di qualche mese fa, di 6 mesi fa. Nel 2021 era previsto il BIM per il settore immobiliare pubblico, entro il 2025 obbligo del BIM per il settore infrastrutturale pubblico. Ora, premesso che anche se si fosse andato avanti, il 2021 comunque è a mio avviso un po' prematuro, cioè non c'è ancora un'interfaccia, non ci sono dei documenti attuativi o operativi tali da poter imbastire una gara di appalto pubblica, però questo si potrà vedere. Comunque è molto interessante che il governo svizzero, anche se è arrivato in ritardo, ha dato un'accelerata molto forte, molto ambiziosa sull'implementazione BIM. Ecco, andiamo avanti. Questa è una piccola sintesi. Allora, stato di attuazione normativo. Allora, non esistono al momento statistiche ufficiali, perché ci sono statistiche fatte da enti vari, che sono anche interessanti, danno una trasparenza sul mercato BIM, cioè a livello, diciamo, nelle grandi città del nord della Svizzera interna, il BIM è abbastanza diffuso, soprattutto proporzionalmente alla dimensione dell'intervento e dello studio di progettazione. Viceversa, man mano che si scende di scala o che si viene in Ticino, questa cosa viene un po' a decadere. In Ticino è un po' una rarità, il BIM, come sappiamo ancora tutti, penso, però questo non implica che non sia implementabile. Ecco, il governo federale prevede un miglioramento dell'efficienza del processo pari al 5-10%,
Questo è verissimo, direi che è anche cautelativo, o meglio, non lo è nella misura in cui se un ente o uno studio ha adottato dei protocolli di project quality management o simili, probabilmente ha già un'infarinatura BIM. A me è capitato di lavorare con enti, diciamo, fondi di investimento di Zurigo, che avevano già un'inquadratura molto precisa del modus operandi attraverso dei protocolli di qualità, di asseverazione della qualità. Ora, il PIN non è altro che la traduzione in digitale di questi protocolli, quindi molto spesso ci sono realtà che lavorano già in BIM, ma non sanno di farlo. Ecco, la referenza normativa in Svizzera è il quaderno tecnico SIAD 2051, vale come integrazione a norma ISO, ecco, vale come integrazione a norma ISO, le norme, perché sono due. La barra 1 che è sul processo di costruirla, la barra 2 sul processo, diciamo, di manutenzione. Quindi fate gestione di informazioni nell'uso, informazioni sui lavori di costruzione. Questa norma ISO adesso c'è in italiano, c'è in tedesco, comunque va bene. Poi c'è una raccomandazione KVOP 2018 che fa riferimento alla SIA 2051. Questo per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, contrattuali accordi di compensi e simili. Questo è un piccolo estratto della norma, giusto per darvi un'idea della cosa. Ecco, adesso arriviamo al punto 3, che forse è il più interessante. A cosa porterà il BIM? Cioè la gestione diretta delle informazioni, sono i formati del futuro. Ora, il BIM è in una fase di evoluzione, non so se voi sapete, c'è uno schema fatto da un teorico inglese nei primi del 2010 sullo sviluppo, il BIM livello 0, 1, 2, 3. Per cui sono, diciamo, dei modelli ideali di cosa vuol dire a livello di gestionale ideale il BIM. Un livello 0 è disegno tradizionale, un livello 1 è il CAD, diciamo, per intenderci, un livello 2 è il BIM come lo vediamo noi adesso, e il livello 3 è invece un BIM ancora più avanzato, dove ci sarà una trasparenza totale dei dati. Vediamo di analizzare. Allora, il livello 3 non è ancora stato sviluppato, però siamo abbastanza vicini, e ci sono già alcuni strumenti che fanno parte del BIM livello 3. E la norma, appunto, la norma ISO 19650 è molto orientata a questo approccio. Quindi vediamo alcune cose. Io ho fatto alcuni punti fondamentali. Il Common Data Environment, cioè che è il CDE, non so se lo conoscete, cioè lo spazio cloud, diciamo. Un progetto BIM deve basarsi su uno spazio di dati comuni dove si esclude la vecchia modalità di inviare mail, ricevere mail e quant'altro, ma ci si limita a utilizzare uno spazio di condivisione per cui io faccio il mio lavoro con il mio server locale. Quando sono nella fase di avanzamento per cui richiedo un'opinione dell'ingegnere, non gli giro i DVG o i PDF come succede spesso via mail, ma gli carico il file e lo metto lì. E questo file è una codifica tale, è un processo di asseverazione per cui viene registrato chi lo prende, quando lo opera, che tipi di protocolli di controllo utilizza e quant'altro. Il Common Data Environment fondamentalmente è l'infrastruttura, è la sottostruttura che permette il funzionamento del BIM. Ecco, però in questa infrastruttura per funzionare serve uno scambio di dati, quindi i formati dei dati. Ci sono alcuni formati di dati che sono importanti, l'AFC è uno di questi, il COBE è un altro formato importante, poi ci sono i formati nativi e ci sono tante altre cose, però poi vedremo più avanti, ci concentreremo su questi due. Poi ho messo due cose che sono, diciamo, ancora molto all'avanguardia. Vi ho caricato due video, sono il Generative Design, di cui tutti parlano in questi ultimi mesi, però non l'ho ancora visto implementato in maniera, diciamo, funzionale, se non per dei progetti pilota dimostrativi. Cos'è il Generative Design? Lo vedete nell'immagine di sfondo a questa slide. È la possibilità di insegnare un'intelligenza artificiale come gestire delle procedure di progettazione, che alleviano il lavoro umano. Non sto dicendo che il computer progetterà un edificio per voi o che risolverà una struttura in acciaio o il tracciato di un tunnel, però facciamo l'esempio, vediamo il tracciato di un tunnel, penso che molti di voi che lavorano in infrastrutture, un generative design potrà darmi fra due punti, darmi diversi tracciati, utilizzando dei benchmark dati dal contesto geologico, dal costo di costruzione, dal rischio, dalle possibili rischi di costruzione. Sarò io a dare questi parametri, il computer mi genererà 50-100 possibili varianti, di cui l'80% sarà robaccia,
però avrò un 20% che poi io dovrò analizzare e raffinare questa mia ricerca. Quindi non avrò il progetto fatto, avrò un'indicazione data dal computer, dall'intelligenza artificiale, con una certezza ragionevole che quanto è prodotto è comunque quello che avrebbe richiesto il lavoro di diverse persone per diversi mesi. E vi farò vedere un software americano che fa questa cosa sull'interior, sugli spazi, sull'organizzazione, diciamo, della SUL di un complesso abitativo. Per ultima cosa, ecco, accesso alle informazioni, database, cioè tutti voi, se usate Revit o Civil 3D o altro, sapete che avete un'intera maniera di esportare il database, connettervi al database, gestire il database. Sapete anche che se non siete dei tecnici database, come io non lo sono, o vi arrabattate con Excel oppure lasciate perdere, perché sennò vi incasinate in cose complicatissime. Ora ci sono dei metodi, diciamo, che poi vedremo più in dettaglio, che permettono l'estrazione di dati in automatico da un modello BIM, per cui se io sono il general contractor o sono l'investitore di un progetto, posso andare tranquillamente nel modello, nel common data environment, senza chiedere niente a nessuno, accedere allo stato di fatto attuale del progetto e tirarmi fuori le informazioni che mi servono. Qual è il vantaggio? Che io, investitore, non devo mandare una mail all'architetto che magari ha altre cose da fare, chiedergli una riunione, fermare tutto per una settimana per analizzare dei dati. I dati li recupero io, li analizzo e poi magari mi telefono, guarda che dovremmo cambiare questa cosa perché siamo fuori di budget o perché possiamo ottimizzare i corridoi o quello che volete voi. Andiamo avanti, quindi vediamo queste cose molto rapidamente, qua diventa più rapido. Allora, questo è l'ambiente di condivisione dei dati. Io qui ho fatto due slides, alcune slides in realtà. Questo è lo schema della norma BS Pass in inglese, che poi, bene o male, è recepita identica nella normativa ISO 19650 sul tipo di progetti, cioè la CIDAT, ecco questo qui, la CIDAT è il termine italiano, Comandata Environment più comune. È una fonte informativa concordata per una determinata commessa o cespite immobiliare per raccogliere, tra i due lati del capitolo, scusate, per gestire e inoltrare ciascun contenitore informativo per tutta la durata della gestione di commessa. Cosa vuol dire? Che è una fonte, è uno spazio dove io salvo dei file in work in progress, vengono approvati, pardon, io sono l'architetto, carico dei dati, li condivido. Vengono pubblicati, li condivido magari con un ingegnere. L'ingegnere mi dice sì, va bene, strutturalmente sta in piedi, chiedi all'impiantista. L'impiantista mi dice sì, però allarghi i cavelli, allarghi i cavelli. Arriviamo a un punto dove siamo d'accordo, vengono controllati. Se si va, pardon, facciamo un work, scusate, mi sono confuso. Work in progress. Ci sono diversi team che fanno di work in progress, sono usati internamente dal team. Quando loro dicono internamente per me architettonicamente funziona o a livello impiantistico funziona, lo passo nel Common Data Environment, cioè lo condivido, cioè ci lavoro già nel Common Data, però lo metto in uno spazio shared. Vuol dire che io, ingegnere, devo andare a vedere, mi vedo che è arrivato un file, vado a vedere cosa ha fatto l'architetto e faccio le mie osservazioni. Quando si arriva un'autorizzazione, qua potrebbe esserci un rimpallo da ping pong più volte avanti e indietro, quando questo avviene, io arrivo nell'authorized. Quando il progetto viene autorizzato da tutti, viene pubblicato. A questo punto pubblicato cosa vuol dire? Che viene mandato alla committenza o all'impresa generale o chi volete voi, che dirà sì, mi va bene, no, mi va bene. Viene mandato fuori, viene analizzato da esperti esterni, da consulenti o da fiduciari, da chi del caso, e viene approvato oppure verificato e archiviato. Se non viene accettato, viene archiviato per beneficio di inventario. A livello documentale del progetto, se invece viene approvato, viene accettato. Se poi viene messa una nuova versione, la versione attuale viene archiviata come ultima versione funzionante. Questo meccanismo qua è molto importante perché permette di gestire in maniera intelligente e di evitare i classici problemi che abbiamo tutti in progetto, in cantiere, in costruzione. Ah, ma io non sapevo che passava il cavo di. Oh, ma io non sapevo che c'era questa cosa. Questo processo poi avviene attraverso check di detection clash, processi di evidenza, processi che volete voi, tutta una serie di processi che sono comunque gestiti dai protocolli di controllo. Vengono stabiliti dei meccanismi di controllo, vengono dati dei parametri per cui io posso dire un controllo viene fatto o non viene fatto e così via. Questo sistema poi, ecco, consente l'integrazione di tutti gli elaborati digitali attraverso un database interattivo localizzato nel CDE. Quello che vi ho detto, cioè questa roba qua è comunque
collegato a un database, per cui se io ho bisogno delle informazioni, non devo telefonare, mandami per favore il PDF dell'impianto antincendio del secondo piano. No, dico, lo vado a vedere io. Se poi quello pubblicato e quello sbagliato, è un problema dell'impiantista che ha messo il file sbagliato come published o come shared. E tutto questo poi arriviamo alla gestione integrale del ciclo di vita dell'edificio, cioè il BIM 6D. Sulle famose dimensioni del BIM, di cui se ne è parlato un'altra volta, cosa vuol dire il BIM 6D? Che io, tutto questo processo, questo coacervo di informazioni che vado a generare, viene salvato in un database, questo database viene consegnato pari pari al gestore. Il gestore, il facility manager, non dovrà più avere 80 faldoni e poi chiamare un tecnico per andare a vederlo dove passava una canalina. Ah, fa il modello digitale, è un modello virtuale dell'edificio dove la canalina è rappresentata. Sarà lui stesso andare a vedere quella canalina, chi l'ha montata, quando deve avere manutenzione e quant'altro. Andiamo avanti, quindi. Virtualizzazione del modello. Ecco, questa è una cosa importante. Il CDE permette da un passaggio, da un approccio tradizionale basato sulla rappresentazione, a un approccio innovativo basato sulla virtualizzazione. Che cos'è la virtualizzazione? Vuol dire che io lavoro con un modello che è come un videogame fondamentalmente. Adesso si usano spesso e volentieri i caschi della realtà virtuale, ma non è una gag, è fatto proprio perché io ho una percezione delle cose che è molto più diretta nella realtà che in un documento, in una tabella Excel al monitor. Vi faccio un esempio, io potrei filtrare dei dati, lo vedremo fra poco, filtrare dei dati informativi in progetto e visualizzare alcune cose di questo progetto in tempo reale. Andiamo avanti. Per accelerare, ecco una figura importante, il data manager, che sarà colui che si responsabilizzerà della gestione, del controllo, della corretta esecuzione di processi, della consistenza dei dati e quant'altro, per cui vedrà se i database sono funzionali, se stupidamente i nomi dei file molto, molto prosaicamente sono funzionali, se i file sono attualizzati oppure se ci sono dei problemi. E questo si integrerà col BIM manager, questa figura. Andiamo avanti, ecco qui lo scambio dei dati, i formati, ecco, necessità dei protocolli, gli scambi di dati definiti. La realtà attuale è il livello BIM.2, ne abbiamo già parlato prima. Cioè, BIM 2 cosa consiste? In un Common Data Environment che usa una serie di processi che vanno a comunque a cadere nel Common Data Environment e hanno comunque un output analogico. Quindi c'è sempre un prodotto analogico, c'è sempre un'elaborazione di input che avviene esternamente, un altro analogico, quindi una rielaborazione per cui uno torna dentro poi a rimettere i dati successivamente. In un mondo ideale che stiamo però lentamente avvicinando, c'è il Common Data Environment futuro di BEL livello 3, che è uno spazio unico dove io partirò da uno studio funzionale dell'edificio preliminare. Paradossalmente potrei dire, io architetto, venire a dire all'investitore, dire guarda, è meglio questa operazione non la fai perché non ti conviene. Perché non è dentro i tuoi KPI di valutazione di finanziaria di questo progetto. Perché tu mi dici, io questo progetto deve costare X, deve avere tot unità abitative e quant'altro, si fa un'analisi insieme, si mettono i dati, questi dati vengono estrapolati in automatico e l'investitore non ha più la necessità di analizzare il progetto. Ha quantomeno dei campanelli di allarme a cui può dire, alla luce di quanto detto, siamo sicuri che il progetto non può andare. Quindi deve essere implementato. Quindi si arriva a una gestione completa in digitale, si arriva a un app analogico dei lavorati, però si arriva a un workout digitale, operational maintenance. Quindi il modello resta sempre digitale, viene attualizzato dal cantiere, dalle informazioni varie nel processo, e si arriva a un modello che viene passato in blocco al facility manager. Andiamo avanti, concludiamo. Sono due formati di scambio, c'è cioè l'AFC, in realtà questo forse era il tema, poi siamo arrivati un po' in fretta, farlo in fretta, però sono temi che io ritengo possano essere affrontati più in dettaglio, come diceva giustamente Benedetta, uno per uno. L'AFC è un modello di dati orientato alla descrizione di informazioni relative al settore AFC, sviluppato dal Business Smart, e come ho detto prima, è un'organizzazione che è orientata al miglioramento dello scambio di informazioni nel settore AFC. Eh sì. Allora, l'AFC cos'ha di importante? È che come quel DXF o il DVG di nostra lontana memoria, tutti noi che lavoriamo magari da tot anni nel settore, una volta si usava il DVG per scambiare i dati, adesso l'AFC avrà lentamente la stessa valenza, perché io chiederò all'impiantista dammi il tuo AFC, che sarà un modello tridimensionale con le informazioni che lui ha messo dentro, che potrò sovrapporre al mio modello in Revit o in Archicad o quello che volete voi. Invece un altro formato, per questo
è nella fase fino a costruzione, un modello successivo, dalla progettazione in poi, viene a interfacciarsi il COBI, Construction Operation Building Information Exchange. Il COBI non è un modello strettamente detto, è un database. È un formato orientato alla gestione degli spazi delle company in asset real estate. È stato sviluppato dalla Construction Engineering Research Laboratory, una cosa del genio civile americano, nel 2007, quindi un po' vecchio, però fondamentalmente è un tabellone Excel di decine di migliaia di righe che traduce tutte le informazioni che voi avete buttato dentro nel modello BIM, le esporta in un tabellone che può essere poi importato dai software di facility management, detto in maniera molto riduttiva. Entrambi i linguaggi poi possono essere implementati, strutturati, orientati. C'è un protocollo molto interessante del CBR, per la CPM, per la semplificazione, per la coerenza fra la FSI e le ICCC, cioè gli Electronics ICC, quelli di centro di costi di costruzione da norma, e questo è molto interessante. Quindi sono aspetti che andrebbero approfonditi in maniera molto più profonda. Andiamo avanti, ecco, il generative design, l'integrazione uomo-macchina. Cioè noi passiamo dal CAD, dove uno disegnava con un tecnigrafo elettronico, al BIM parametrico, dove io disegno mettendo dei parametri, quindi ho un potenziale di controllo dei parametri, al BIM computazionale, che può essere Dynamo oppure Grasshopper, dove io creo degli script che mi vanno a generare degli aspetti del progetto, a un generative design, dove io creo degli script che vengono poi interpretati da una realtà virtuale che mi genera, come vedete qua sotto, una possibile griglia di possibili alternative di un progetto. Ora, se voi vedete questo disegno, capite che se voi mettete un team di architetti a sviluppare queste varianti, ci metteranno almeno 6 mesi. E non avremo la garanzia che questa sia migliore di questa, dovremo analizzarle noi. Certe saranno talmente stupide che verranno scartate, ma il computer lo fa in 20 minuti, il lavoro che voi fareste in mesi. Non è una negazione dell'attenzione, non è che l'uomo non sarà più necessario, semplicemente un lavoro ripetitivo e fondamentalmente poco creativo verrà, come dire, coperto dalla macchina. Volevo farvi vedere un video, questo è TestFit, ho preso come esempio perché è un software carino, però non è che deve essere questo, ce ne sono altri mille. TestFit, adesso lo vedete, è un software che, dato un mappale, date le distanze dei confini, data la superficie e dato un certo book di tipologie di appartamenti e nonché norme di stazionamento di posti macchine e altro, mi genera un edificio, diverse varianti di edificio, mi dà un'analisi di quante unità abitative, di quanti tipi possono entrarci. Mi cambia diverse tipologie e cambiando le tipologie mi dice quante unità abitative e addirittura quanto è il ROI di questa determinata operazione. Mi fa un'analisi finanziaria, dico se mi costa tot costruirlo e costa tot a venderlo, affittarlo. In tempo reale mi dice il progetto A si ammortizza in 3 anni, il B si ammortizza in 8 anni. Ve lo faccio vedere come esempio. Vedete voi muovendo semplicemente un cursore, lui cambia il progetto e cambia dei tipi di genera uno schema su cui lui poi va a fare delle possibili varianti. Questo detto in maniera molto schematica. Queste sono le unità abitative proposte. Andiamo avanti adesso. Aggiustamento di massa permette a voi di aggiustare, sono cose non rilevanti per noi adesso, potete vedervelo voi, voglio dire. Aggiustamenti manuali, non sto vendendo questo software, quindi non mi interessa andare avanti. Generazione di parcheggi, tutti voi sapete come sia una grandissima rottura di scatola anche lavorando in BIM, creare dei posti auto funzionali a norma. E questo qua, poi i dati vengono esportati in Revit, vengono in database e quant'altro, quindi vabbè, questo poi vi fa il sole, ma queste cose qua non sono importanti. Andiamo avanti, la prossima tavola, la prossima cosa. Ecco, invece è l'accessibilità diretta ai dati. Ecco, Power BI, questa è una cosa che è uscita. Power BI è un pacchetto di Microsoft che analizza i dati, analizza i database in tempo reale sia su una app desktop che online. Ora, questo è un pacchetto sviluppato da Autodesk che vi permette di caricarlo su questo software e in automatico questo pacchetto implementa un modello BIM di Revit e vi tira fuori, vi dà un benchmark, vi dice quante sono le unità abitative di un certo taglio, quanti sono i corridoi, quanti sono gli spazi, cioè voi date dei parametri, più informazioni, più è popolato il database, più informazioni voi riuscite a ricavare da questo modello. Potete mettere quanto costa, quant'è l'aspettativa di vita, quant'è l'aspettativa di affitto, quello che volete voi. Questo
Questa è una variante, poi ci sono mille possibili altre analisi, perché questi dati possono essere implementati anche a livello finanziario, legati a schemi, non so, di GIS, dove io ho una planimetria e dico, non so, un centro commerciale, quali sono le distanze medie dagli altri, dai competitors, per esempio. E questo me lo fa in automatico, questo software, utilizzando dei pacchetti, diciamo, già interni. E con questo, niente, io direi di avere concluso e lascio la parola a chi vuole, prego.